Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Omori. Nello scorso video ho iniziato ad esplorare i fondali marini e sono arrivato in questo punto dove abbiamo incontrato Sweetheart per la seconda volta e poi da qui se ne è volata via. Abbiamo anche incontrato questo piccolo simpatico amico che si chiama Snaily e ci ha sfidato in combattimento perché voleva diventare più forte ma ha perso. Ha attraversato la grotta, che serve a non pagare il pedaggio. Attraversare la grotta ti spellano vivi se devi pagare il pedaggio, quindi meglio usare la grotta. Ed ecco di nuovo Snaily. Ma salve, chi non muore si rivede. Come state? Spero siate carichi. Sono diventato molto più forte rispetto all'ultima volta. Testereste le mie nuove abilità? Va bene. Vediamo un po', facciamo una cosa piuttosto veloce. Ha preso le abilità. Ok, e non si tratterrà. Non devo scappare, devo fare le abilità anch'io. Ma non è servito a niente. Cioè, gli faccio gli attacchi normali, fanno più danno? Eh sì, si è accasciato, poverino. Ma io pensavo di caricare l'attacco. Ok, si arrende. Va bene. Grazie, forse ho capito cosa devo migliorare. Siccome ho pranzato, un altro mio amico mi ha dato questo caffè. E mi raccomando, pulizia contatti! Cosa farò? Non saprei. Forse un bel giretto su questo ponte per nulla pericolante potrà aiutarmi a trovare la forza che cerco. A più tardi. E anche mi tocca fare il percorso qui. Mio Dio, quel pesce impazzito ancora c'è. Mettiamo come leader Aubrey. Rompiamo questo bidone. No, questo non si sposta. Allora, pescioniglio, vorrei evitarlo, ma non si può. Allora, sto posto è pieno di gentaccia e devo scappare assolutamente se non voglio farmi prendere. Ci sono molti nemici, si farmerebbe benino qui, però non voglio proprio perdere tempo. Se devo farmare, devo farlo poi per conto mio, non quando registro, no? Allora, guarda quanta gente c'è, guarda. Guarda qua che roba. Ah, ci picchia. Ah, era di qua, era. Ah, c'ero già arrivato. Ancora. Mangiato bene, avete un altro caffè, Snaily. Ha anche imparato l'abilità definitiva. Facciamo allora sta lotta, dai. Tanto per qua c'è Mari. Oh mio Dio. Mi arrabbiatissimo ora. Stupendo. Adesso giochiamo duro. Osservate la mia forma finale, che è uguale a prima, lo so. Allora, facciamo... Dinamite? Ah! Ok, ti diminuisco la difesa e poi ti attacco. Normale, ok. Dato che Kyle attacca prima, diminuisce la difesa e fa anche un bel danno. 150 di danno con la dinamite. Vabbè, sì, buonanotte, cos'è? MLG, è il 2010. Siamo arrabbiati, bene. Ci voleva. Non è vero, però ci voleva. Sorpresa! Non siete gli unici che possono usare le emozioni. Ah, è felice? Ma è felice, ma allora è perfetto. È perfetto, se è felice facciamo più male. Amico mio, mi dispiace, ma ti farai un bel male oggi. Colpo fiacco, ma non è vero. Aspetta. È la tristezza che vince contro la rabbia, e la rabbia contro la felicità. Giusto? O mi sono dimenticato qualcosa? Mi sono sbagliato? Ah, giusto. No, la rabbia è contro la tristezza. Ai ai ai, Andrea. Ai ai ai, Andrea Link. Omori e il nemico diventano tristi. Se lui non può diventare triste, non me ne può fregare di meno. Ok, curiamoci con Aubrey. Perfetto. Ora Omori diventa triste. Ed è più forte contro la felicità. In teoria, eh. Sì, eccolo qui, perfetto. Oh. Ora anche il nemico è triste, quindi lui effettivamente può... Può farci danno ora. Un danno normale, ma è triste. Allora, con Omori attacchiamo. Ok, il nemico diventa felice ora che l'attacco, però dopo con Omori che è triste... Gli facciamo un bel dannetto.
È tempo della mia abilità finale. Quale? No, il suo attacco speciale? Va bene. Non è un problema. Però non è diventato felice, che strano. Mi sa che ora lo sconfiggo, mi sa. Perfetto. Eccolo qua, mi sa che ora ci siamo con questo turno. Perfetto. Forte Snail, mi ha dato un bel po' di filo da torcere. Mi ha fatto consumare 3 life gem, ma è scomparso proprio ora. Oh, Mari. Oh, facci riposare. Ci voleva. Allora, vediamo un po' dove possiamo andare ora a farci un bel giretto. Perché magari sopra usciamo proprio, no? Ecco, vedi, non mi piace perché mi sa che usciamo. Quindi andiamo a farci un altro giretto qua sotto prima di andare via. Che succede? Questa è la fine dell'autostrada. Dove andiamo per di qua allora? Wow. Quindi niente da fare. Va bene, ho capito. Di qua invece... Ah, qui bisogna prendere la lettera con Omori. Ok. Vediamo un po' se la lettera è giusta. Mi sa che è sbagliata. Una S. Dove la metto la S di lì? Perché non mi ricordo. Non mi pare ci andasse bene una S. 3 tasti rimasti. Siamo noi. Sì, vabbè, però fammela vedere bene. Accidenti a te. Chi è? Ariccio. Sono io, l'inventore del programma Striscio da Notizio. Antonio Ricci, Antonio Riccio, giustamente. Un ponte collega le due sponde di un fossato. Vuoi attraversarlo? Sì. Allora, oi, siamo arrivati qui, che c'è? Wow, guarda che bel posto! Ci sono così tante piante in giro, scommetto che a Basil sarebbe piaciuto molto. Già, ma dov'è Basil? Vero ragazzi? Ne sono sicuro. Cosa c'è? Ehi, ho una domanda seria. Vi ricordate com'era Basil? Perché lo chiedi, Hiro? Vediamo, Basil adora prendersi cura dei fiori e fare foto dei suoi amici. È affettuoso, calmo, gentile. E anche quando è arrabbiato riesce comunque a sorridere. Il resto sta iniziando a diventare un po' confuso. Non fa niente, è lo stesso anche per me, Hiro. Mi manca ancora, ma sta diventando difficile ricordare perché. Ma questo non cambia niente, vero? Anche se i nostri ricordi non sono così chiari come una volta, dobbiamo comunque salvarlo. Beh sì, è un nostro amico. E cosa più importante, gli serve il nostro aiuto. Hai ragione, Aubrey. Credo che siamo stati troppo lontani da Basil. Ma sono sicuro che lo troveremo, finché avremo modo di aiutarci. Aspettaci, Basil, stiamo arrivando. Presto saremo tutti insieme. E lo spero. Oi oi. Volevo prenderci A sopra, ma mi ha teletrasportato in un baleno. Wow. Che bel posto. Quindi questo è un teletrasporto. Ma per dove? Per il mondo in superficie? Wow, cos'è questo? Eterio, vuoi recuperare i tuoi ricordi? Per ogni memoria acquisita una vecchia aveva per sempre. E così facendo pian piano dimenticherai tutto. Forse ci hai già fatto caso. Questa è la maledizione del pozzo profondissimo. Ah, perché ci stiamo dimenticando di Basil. Oh cielo, e dove vado qui ora? Ci sono diverse strade. Okay. Oh mio Dio, ma chi è questo? Nuvola di pioggia. Mancanza, e se dipendesse da te? E se dipendesse unicamente da te?
Coraggio, sognatore, puoi farcela. Più che altro capire se sto andando da qualche parte di concreto. Assente. L'universo è pieno di domande senza risposte, almeno per ora. Ma ad alcune di queste puoi rispondere solo tu. Ad esempio, quando saprai la verità, come ti comporterai? La verità su cosa? C'è una verità che il gioco non ci dice, forse? Oddio, chi è questo? Escluso. È da egoisti sognare così a lungo, quando c'è qualcuno che ti aspetta. Wow. Decadenza. Il tempo scorre sempre in avanti, e con il passare dello stesso la verità potrebbe venire alla luce. Quanto a lungo vuoi aspettare? E se fosse troppo tardi? Ma guarda, veramente io sto solo cercando l'uscita da questo posto e voi mi state deprimendo sempre di più. Scusatemi se ve lo dico, però ci picchia. Ho fatto male a scegliere sta strada. O bene, dipende dai punti di vista. Life gem, ottimo. Ok, qua mi sa che si procede per l'uscita, quindi no, torno un attimo indietro a sto punto. Ok, andiamo per di qua allora. Vacante. Se non ti prendi cura delle cose importanti, col tempo potrebbero sparire. Devi scegliere cosa sei disposto a perdere. Non tutti hanno la possibilità di scegliere. Vedi di usarla per bene. Madonna, quanto è vera sta frase. Lascia perdere. Io mi sto mangiando le mani per non aver fatto delle scelte. Lascia perde proprio. Me ne pento ancora oggi. Gli umani sono creature vincolate. I tuoi limiti ti definiscono. Cosa ti rende umano? Una faccia pittoresca sporge dalla parete. Non hai idea del perché. Chissà che rappresenta la faccia, se è tipo un qualcosa che ci accompagna, che ci osserva durante il viaggio. Alcunché, si può sempre correre via dai problemi, ma attenzione, perché un giorno potresti scoprire di star correndo da solo. Interessante. E l'ultima qui? Zero. Il sole splendeva più intensamente quando eri tra noi. Ma questa! Ma questa non era la frase sulla tomba di Mari! Oh! Ma questa! Questa era la frase sulla tomba di Mari! Come? Non è una. No, non è una coincidenza. Ormai, giocando all'omori, ho capito che non può essere una coincidenza questa frase. Cioè, sarebbe troppo strano, no? Una frase molto particolare. Ok, siamo in una caverna, non ho idea di dove stiamo. Queste sono palesemente delle mani. Che cercano di afferrare un'altra mano, ma sono sempre più distanti dopo essersi avvicinate. E di qua, aspetta, forse in alto si va avanti. Delle mani che non riescono ad afferrarsi. Ok, forse qui non si prosegue, mi sa, spero. No, invece si prosegue. Oh, c'era Basil! C'era Basil qui! Un albero! Ramo di corallo! È passato così tanto tempo dall'ultima volta che ti sei avventurato sin qui. Non pensavo di rivederti ancora, sognatore. Se vuoi ritentare ancora, così sia. So che hai tante domande, e so anche che cerchi le risposte da tempo dimenticate. Ecco a te dunque, scegli quale vuoi. Il grande gatto giallo, lo spazio bianco, l'amico perduto. Non so se posso sceglierne solo una. L'amico che stai cercando non è in questo mondo. Quando è sparito da qui, è rinato, tra virgolette, in un posto totalmente diverso. Dopotutto, questa è la sua natura. È molto speciale per te. Un sottile filo del destino vi lega indissolubilmente. E per andarsene ha bisogno del tuo aiuto. Ma attenzione, andare in questo posto significa immergersi in ricordi poco piacevoli, e per farlo dovrei visitare la tua parte più oscura e nascosta. Questo viaggio è vicino alla sua conclusione, sai già cosa fare, sognatore? Non è la prima volta. C'è altro che vuoi sapere? Sì.
Il grande gatto giallo? Boh, vediamo un po'. In principio esistevano tre grandi esseri: il più vecchio, il più saggio e quello più amato. L'essere più vecchio è ancora vivo, anche se non lo definirei tale. Gli anni hanno eroso il suo raziocinio, la trasformandolo in un parassita di se stesso. Vive proprio qui dietro, e quando lo vedrai capirai cosa intendo. L'essere più saggio contro ogni ragione commise un atto che andava contro il volere del sognatore, un atto che pure a me rimane ignoto. E anche a te, a quanto pare. A causa della sua azione, fu privata della propria saggezza e condannata all'isolamento, in una speciale prigione, in un luogo molto, molto profondo. Quasi abissale, oserei dire. L'ultimo essere, ovvero il grande gatto giallo, è stato scelto per vegliare sulla stanza più preziosa del sognatore. Anche oggi rimane il suo preferito, mentre osserva pazientemente, aspettando che succeda qualcosa. Ma il gatto che abbiamo nello spazio bianco e nero, forse perché è semplicemente monocromatica la stanza, bianco e nero. Se il bianco è definibile colore. Che mi dici dello spazio bianco? È come essere nel nulla stare nello spazio bianco. Un luogo totalmente asettico e apatico, come una casa senza calore. Un posto in cui poter sopravvivere con solo lo stretto necessario. Lì niente può ferirti. Ma ricorda che la tua coscienza non può essere cancellata. Troverà sempre un modo per entrare. Una volta entrata, se lo desideri potrà essere sottomessa e si mostrerà a te sotto altra forma. Magari sotto forma di lampadina che emana una luce nera, simbolo della repressione di un'idea, un pensiero, un'emozione. In una stanza totalmente bianca e sterile. Già, è giunto il momento di ammettere a te stesso che sei umano. E gli umani non hanno bisogno di soffocare la propria coscienza. Ottimo, ti ho detto tutto ciò che so, ma ho un ultimo dono, sognatore. Sono certo che tornerà utile nel tuo viaggio. Ti offro il mio potere. In cambio, però, ho una piccola sfida per te. Sarà semplice, non ho dubbi, e quando riuscirai a superarla scomparirà per sempre. Devi ammettere a te stesso di essere umano. Pensi di riuscirci? Beh, il viaggio di Omori ci sta portando a essere umani, quindi a superare le paure che abbiamo. E quando torniamo poi nel nostro mondo, effettivamente cresciamo un po' di più, quindi sì, posso ammetterlo. Perfetto, rimani immobile, sognatore. Ok. Ah. Una rossa succosa mela pende dal ramo di un albero. Ha un aspetto familiare. Vuoi mangiare la mela? Certo, a sto punto. Omori ha guadagnato 50 di vita e 50 di succo, 10 di attacco, 10 di difesa e 10 di velocità. Ah, siamo più forti ora. Il corallo è morto. E mi ha detto che c'è un grande gatto arancione dietro la cascata, ma non c'è niente. Forse era solo un modo di dire. Ok. E andiamo. Oh wow! Sono nemici questi? No, sono solo cose. Muto, ho un grave fardello sulle spalle. Puoi ancora cambiare il futuro. Cosa farai, sognatore? Riuscirai a cambiarlo? O ne diventerai succube? Non lo so, mo ci provo, Aspetta un attimo. Vuoto.
Fin dove ti spingerai per salvare un amico? Riuscirai a superare i tuoi stessi limiti? Speriamo. Entriamo dentro la testa del pesce. Ah, non c'è Mari, ma posso salvare. Bene, salvo allora. Bene, allora direi che mi fermo qui. È successo un botto di roba, ma ovviamente voi avete visto solo le parti più interessanti, quindi tutte quante le lotte che ho fatto no. Ma ragazzi, ma ci stiamo avvicinando alla fine, come ha detto anche il corallo. E Omori è un viaggio bellissimo, devo essere sincero, ma non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà se scopriremo come è morta Mari, soprattutto. A meno che scoprire la verità su come è morta Mari? Perché in effetti non ci è stato detto come è morta, semplicemente è morta. Non sappiamo come. Molto strano. Magari l'ultimo giorno, quando torniamo nel mondo reale, che sia proprio nel prossimo episodio inoltre, chissà, perché abbiamo trascorso un bel po' di tempo nello spazio bianco, quindi, ovvero nella fantasia di Sunny. Però abbiamo deciso di diventare umani, quindi probabilmente non siamo solo cresciuti di potenza, ma anche mentalmente. Nel prossimo episodio capiremo forse qualcosina di più, ad ogni modo. Questo termina qui, vi ringrazio per averlo seguito, è stato bellissimo. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove volete e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!